ascoltatori ce n'è sempre di meno e men che meno persone interessate a raccontare i viaggi del passato. E invece Gianni ha avuto questa idea bellissima e un giorno a maggio mi chiama e mi fa: ma ti va di accompagnarmi per 10.000 chilometri sulle tracce di un viaggiatore veneziano? E io senza esitazione gli ho detto sì. Volevo un attimo uscire da Milano post aperitivo, direi, e addentrarci a Venezia in una fredda e umida serata del 1651. Abbiamo viaggiato verso il Mar Nero con l'intenzione di poi passare in Georgia, in Armenia, e finalmente entrare in Iran dalla parte est dell'Azerbaigian. Ma il rischio grande è quello, pragmaticamente parlando, era quello di finire in un incidente stradale, perché per Angelica è una guida molto brava, io non guido minimamente perché sono veneziano. Cercato Manucci, veramente ci abbiamo provato così tanto che non avete idea dell'energia che ci abbiamo messo a trovare Manucci. L'abbiamo trovato a modo nostro. Lo scopo, credo, di tutto questo sia quello di invogliare le persone a viaggiare, ma a viaggiare veramente, a viaggiare così.